nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi e con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Vieni il nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è bontà e misericordia. Il Signore è bontà e misericordia. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Il Signore è bontà e misericordia. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Il Signore è bontà e misericordia. Io spero, Signore, spera l'anima mia. Attendo la sua parola, l'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Il Signore è bontà e misericordia. Più che le sentinelle all'aurora, Israele attenda al Signore, perché con il Signore è la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è bontà e misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria e lode a te, o Cristo. Gloria e lode a te, o Cristo. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno. Gloria e lode a te, o Cristo. Il Signore sia con voi.
e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, un certo Lazzaro di Betania, nel villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Galilea». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti, e tu ci vai di nuovo?» Gesù rispose: «Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui». Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo?» Gli rispose: «Sì, o Signore. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui.
Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là, dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi, dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore. È lì da 4 giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Viviamo oggi la quinta domenica di Quaresima e ultima, e la celebrazione dell'Eucaristia avviene qui nella nostra Basilica, nella nostra Chiesa di San Mauro. E proprio qui, in questi dipinti che la ornano, in queste panche che tutte le domeniche sono abitate da persone, qui vivono i nostri ricordi, il nostro affetto è qui, al nostro San Mauro, alla nostra Madonna Immacolata, al nostro presbiterio. E qui, insieme oggi, vogliamo ricordare e pregare per il nostro parroco Don Franco. E voglio iniziare questa omelia leggendo un suo piccolo messaggio che lascia a tutti noi, agli anziani, ai bambini, alle famiglie, a me. Mi ha scritto proprio così, poche ore fa: «Ringrazio a tutti per il sostegno nella preghiera, i disegni e tutti i segni di affetto mi stanno facendo guarire. Sono buone notizie quelle che ci porta, ma davvero vogliamo continuare a pregare per lui e per tutte le persone che lottano in questo momento. Vorrei dire anche il mio grazie al Vescovo, al Vicario, ai preti della zona e di tutta la diocesi, ai parrocchiani e alle famiglie che in queste ore
in queste ore sono stretti, siamo vicini a pregare tutti insieme. Ma veniamo alla parola di Dio. In questa domenica le tematiche che vengono toccate sono quelle della morte, ma legata alla resurrezione. Abbiamo sentito poco fa la lettura di Ezechiele, il quale parla sin dall'Antico Testamento di risurrezione. Il popolo di Israele risorgerà, ma questo popolo di Israele risorgerà ritornando accanto al Signore. Ezechiele parla di una risurrezione che non è esattamente dalla morte, ma appunto un riprendere la via nel proprio cammino. Mentre il Vangelo, in questo brano dal Vangelo secondo Giovanni, ci parla di una profonda amicizia tra Marta, Maria, Lazzaro con Gesù. E questa amicizia è molto forte, lo si vede sin dalle prime righe di questo Vangelo. Marta e Maria mandano a dire Gesù: Signore, ecco, colui che ami è malato. Colui che ami, colui a cui vuoi bene, a colui a cui sei legato, è malato. Ma Gesù subito dopo risponde ai messaggeri: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio. Questa frase ci potrebbe sembrare strana all'inizio. Come fa a essere una malattia per la gloria di Dio? Ci richiede di andare un po' più a fondo in queste parole. Infatti Gesù le dice per dire che ogni malattia, la morte stessa, non sono appunto destinate a far morire soltanto l'uomo, come muore un frutto. No, è proprio questa malattia, la morte stessa, si aprono a un orizzonte più ampio, a una vita in colui che è il Salvatore, Gesù. Siamo stretti in queste ore e sentiamo che tante persone lottano o che alcune ci hanno preceduto in paradiso. E qui ricordiamo Pietro, Don Luigi Bosotti, ma anche quel giovane scout di cui ci è giunta notizia di 26 anni, no? Che è stato capo scout a Predappio. Ricordandoli, diciamo che la morte non è l'ultima parola, che in Gesù resteranno sempre accanto a noi. Poi vado avanti nel Vangelo, dice Gesù: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. E allora vediamo che per Gesù la morte viene sintetizzata con la metafora del sonno, no? E infatti i discepoli fraintendono, Tommaso più di tutti, e dicono: se si è addormentato basta svegliarlo, oppure andiamo a morire con lui, no? Invece Gesù parla della morte e proprio fa di tutto per ritornare in Giudea. Gli apostoli non vogliono, sono contrari, perché sanno che là Gesù precedentemente era osteggiato, hanno cercato di lapidarlo, ma Gesù per il suo amico affronta questo ed altro. Si mettono in viaggio e la prima che arriva è Marta, la sorella che vive una vita pratica, al servizio, quella che l'aveva servito già e si era intrattenuta con lui. E Marta va da lui, hanno un dialogo, ma mi sembra bello concludere con
le ultime battute. Infatti il prodigio avviene con poche parole. Non ci viene descritto come Gesù risusciti Lazzaro, ma sono importanti le parole: togliete la pietra. E poi Marta tentenna ancora: Signore, manda già cattivo odore. E lui insiste, prima prega e dice: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. E alla fine dice: Lazzaro, vieni fuori. E Lazzaro riprende la vita, e Gesù dice a quelli che stanno intorno: liberatelo, lasciatelo andare. Molti giudei credettero in lui. Allora, cari fratelli e sorelle, si parla qui di resurrezione, di vita. Siamo vicini ormai alla Pasqua, ci dividono pochi giorni, una settimana e mezza circa. Ma vogliamo chiedere al Signore ancora il dono della speranza. Non vediamo sempre un orizzonte chiaro, ma Signore, stai con noi. Aiutaci a essere vicini a te, a non avere paura o a vincerla con il tuo aiuto. Aiutaci a vedere che oltre la morte c'è un orizzonte di resurrezione, sia per la nostra vita di tutti i giorni, ma anche per la vita futura, quando passeremo da questa all'altra vita. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. E con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. In questo momento presentiamo al Signore le nostre preghiere. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Per il Papa e per la Chiesa tutta preghiamo: ascoltaci, o Signore. Per il nostro Vescovo Corrado e il clero di Pavia preghiamo: ascoltaci, o Signore. Per gli uomini e le donne di tutto il mondo, in questo tempo di epidemia, preghiamo: ascoltaci, o Signore. Per il nostro parroco Don Franco, preghiamo: ascoltaci, o Signore. Per le persone che sono nate al cielo in questi giorni, in particolare per Maria Teresa, Don Luigi Bosotti, Pietro e Andrea Tesei, ti preghiamo:
ascoltaci, o Signore. Ti abbiamo affidato, Signore, le nostre preghiere, accompagna sempre il nostro cammino con la tua gioia e la tua luce. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Lavami, Signore, da ogni mia colpa, purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Esaudisci, Signore, le nostre preghiere. Tu che ci hai illuminati con gli insegnamenti della fede, trasformaci con la potenza di questo sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Vero uomo come noi, egli pianse l'amico Lazzaro, Dio e Signore della vita. Lo richiamò dal sepolcro. Oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e con i suoi sacramenti ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di lui ti adorano le schiere degli angeli e dei santi e contemplano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto.
cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione, salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di Maria Teresa, di Don Luigi Bosotti, di Pietro, di Andrea Tesei, che hai chiamato a te da questa vita. E come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Preghiamo. Dio Onnipotente, concedi a noi, Tuoi fedeli, di essere sempre inseriti come membra vive nel Cristo, poiché abbiamo comunicato al suo corpo e al suo sangue, per Cristo nostro Signore. Amen. Prima di ricevere la benedizione, volevo dirvi che al termine della celebrazione canteremo un inno molto antico, Sotto la tua protezione. È il canto che i cristiani dai primi secoli cantano a Maria per chiedere il suo aiuto, e con questo canto preghiamo anche per Don Franco e per chi lotta. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Sub tuum presidium confugimus, Sancta Dei Genetrix, nostras te precationes, ne despicias in necessitatibus. Sed a periculis cuntis, libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Cari fratelli e sorelle, benvenuti al quinto incontro del Volto dell'Amore. Abbiamo camminato insieme cercando di analizzare i simboli e le figure presenti sul crocifisso di San Damiano, proprio per arrivare a contemplare quel volto di Gesù che abbiamo detto passa attraverso la sofferenza, ma arriva alla risurrezione.
Prima di iniziare il nostro incontro di oggi vorrei ringraziare per i numerosi disegni che stanno arrivando. E oggi vorrei proporvi quello di due sorelle. Sono due disegni. Il primo è di Cecilia, che raffigura dei bambini che si tengono per mano tutti. È un bel segno. Bambini di provenienze diverse, e c'è proprio scritto siamo tutti fratelli. Il secondo invece è quello di Chiara, la sorella più grande, raffigura una Madonna col bambino su legno. Sono entrambi di una tenerezza e sono entrambi di una tenerezza davvero grande e ci esprimono speranza in questo periodo difficile. Il tema di oggi, di cui vorrei parlare con voi, è pregare con le immagini. Sappiamo che tante immagini in giro per il mondo sono apprezzate per il contenuto, per lo stile. In un'analisi più, diciamo, storico-artistica, ma il mio intento è fermarmi su alcune immagini con voi proprio per riscoprire il loro essere strumento per la preghiera. Vi propongo tre immagini oggi. La prima è la Madonna di Vladimir del XII secolo, detta anche Madonna della Tenerezza. Sappiamo che è stata dipinta a Costantinopoli da un artista di cui non sappiamo il nome. Poi, per diverse vicissitudini, è arrivata a Mosca, in Russia, e il re Vassili I, questo è un aneddoto interessante, sappiamo che una notte, in tempo di guerra, questo re si è fermato davanti all'immagine della Madonna e ha pregato talmente tanto e ha pianto talmente tanto, si dice che il giorno dopo gli avversari se n'erano già andati. Ma a parte questo piccolo aneddoto, è strepitosa la tenerezza che trasmette il volto di Maria. Se vediamo il volto di Maria, guarda l'osservatore, il fedele che deve pregare attraverso questa immagine, mentre il bambino punta gli occhi sulla madre. La madre tiene stretto il figlio e il figlio si tiene stretto alla madre. È per questo che viene detta della tenerezza. Ma per il mondo bizantino, il mondo orientale e dell'ortodossia, l'icona è una finestra sul mondo di Dio e dei santi. Ancora oggi i nostri fratelli d'Oriente pregano attraverso le icone, le venerano. C'è anche il cosiddetto bacio dell'icona. Davvero, l'icona come strumento di preghiera. Il secondo, invece, è un Cristo che porta la croce, di Francesco de Maineri, nel 500 circa. È un quadro italiano, un quadro realizzato, si dice, per una committenza privata. Doveva stare proprio nella casa di questo proprietario, di questo nobile uomo, possidente. Doveva essere o nella camera da letto oppure in un ambiente a lui caro. E un'immagine come questa, che raffigura Gesù sotto il peso della croce, con quasi le lacrime agli occhi, doveva trasmettere proprio al fedele o all'osservatore il sacrificio di Cristo. E doveva permettere all'osservatore, anche nei momenti di difficoltà, di rivolgersi al Signore che accompagna il suo cammino.
Il terzo e ultimo è un quadro di un artista contemporaneo. Alcuni qui sono sicuro che potrebbero storcere il naso, però è un quadro davvero di livello. L'autore è Kong Don e il titolo è Il Crocifisso. Intorno alla croce sta uno sfondo oscuro, nero, proprio le tenebre più fitte, e al centro emerge Gesù crocifisso. Si vede più il corpo di Gesù che la croce in sé. È un corpo dipinto con pennellate veloci, con pennellate forti. Si vede un segno della passione, una ferita, e il volto è completamente reclinato verso il basso. È un crocifisso, diciamo, di passione, quindi possiamo dire un Christus patiens, un Cristo che soffre, che muore, ma è avvolto da una luce fortissima, da un candore davvero che ci suggerisce risurrezione. Avete visto tre immagini diverse: la Madonna di Vladimir, il Cristo portacroce di Maineri e il terzo, il crocifisso di Kong Don. Sono tre dipinti di epoche diverse, e questo ci dice come i pittori, quindi gli artisti, sono figli del loro tempo, cercano di approfondire il mistero di Dio, dei santi, del Vangelo, di viverlo nella loro vita e di trasmettere questo agli altri, utilizzando però le chiavi di lettura, la cultura del loro tempo. Se pensiamo a quest'ultimo, a Kong Don, per esempio, è un dipinto degli anni 60, avviene dopo le guerre mondiali, avviene dopo trasformazioni anche nel contesto dell'arte. Ogni dipinto è figlio del suo tempo. Ma allora, questa domenica voglio invitarvi a fare una cosa: a riscoprire nella vostra casa se ci sono dei quadretti, delle piccole statuine, magari quella riproduzione del crocifisso che avete preso, avete acquistato nel negozietto tornando da un vostro viaggio, o una bella Madonnina, e proprio a non guardarlo soltanto con gli occhi del critico d'arte, ma proprio cercando di pregare con queste immagini, perché credo, appunto, e ce lo dicono anche la storia, che la parola di Dio è appostata all'immagine, e l'immagine aiuta a pregare, a dialogare con Dio. Allora, detto questo, vi auguro una buona settimana e una buona conclusione del periodo di Quaresima, in cammino verso la Pasqua. Sempre uniti nella preghiera, buona domenica.